Ciao a tutti ragazzi da Alessia. Alessia Napoletana 91, ciao a tutti ragazzi. Era un po' di tempo che non facevo un video, e essendo che è estate, comunque, essendo che, diciamo, avevo troppa gente a casa, non ero sola e quindi non potevo fare i video perché ovviamente non ero sola, non avevo un angolo per fare dei video in solitudine, per poter fare i video miei soliti. Infatti un po' di tempo che non faccio neanche i video su calcio, calciomercato, ma in questa settimana li farò e anche oggi se riesco. E non sono riuscito in questi giorni perché essendo che è estate ho tutta la mia famiglia al completo, e gente che va, gente che viene, ovviamente essendo estate non avevo momenti per stare da sola. Detto questo, in questo mio nuovo video, invece di parlare del calcio, che è una mia grande passione, come se ben capite il calcio, un'altra mia grande passione è il cinema. Una grande mia passione da sempre, fin da piccola. Insieme a mio fratello e mio padre ci siamo andati a vedere tutti i film di azione, di avventura, fantascienza. Diciamo, questi film qui ci piacciono tantissimo, dei personaggi della Marvel, soprattutto Spider-Man, Hulk, Iron Man, gli Avengers, tutti questi Batman, tutti i tipi di film che questo qua così. Fin da piccola, avevo 8 anni il primo, questa grande passione mia, di mio fratello e di mio padre, tutti e tre i Fantastici Tre, invece dei Fantastici Quattro. Potremmo essere Fantastici 4, ma a mia mamma non piacciono questi film. Si addormenta nel cinema, ecco, diciamo così, e non gli piacciono perché non è il suo genere. Quindi potremmo essere Fantastici 4, siamo Fantastici 3. Io, mio padre, mio fratello, fin da piccola andiamo a vedere questi tipi di film. Sono andata a vedere giovedì, quindi questa settimana, giovedì 11 luglio 2019, sono andata a vedere il nuovo film di Spider-Man, che si chiama Spider-Man Far From Home 2019. Ecco, guardate qui, sono anche, dopo francese sono anche un po' inglese, guardate la mia pronuncia, e a parte gli scherzi. E il film è uscito il giorno prima, mercoledì 10 luglio 2019. Io non sono potuto andare a vedere il giorno dopo, sempre con mio fratello e con mio padre, che siamo i Fantastici Tre, andiamo a vedere tutti i film insieme, questi qui. Se uno dei tre non può, spostiamo, perché siamo comunque sulla stessa linea d'onda, sulla stessa onda. Perché il giorno che è uscito c'era troppa folla, infatti i biglietti erano impossibili da prendere, perché talmente che il film piace sempre, Spider-Man, ma i film della Marvel in generale, c'era una folla e non c'erano più biglietti disponibili, c'era il sold out il giorno, mercoledì stesso. Quindi l'abbiamo trovato il giorno dopo, fortunatamente l'abbiamo trovati, e siamo andati nel cinema a Casoria, Luci Cinema a Napoli, ovviamente in Campania. E a Casoria, un bel cinema, si sta sempre molto bene. Devo dire, gli schermi sono grandissimi a Casoria, sono gli schermi enormi, davvero davvero belli. E detto questo, parliamo del film. Faccio una mia piccola recensione, che poi non è mai piccola, perché io, diciamo, come forse ben capito, ho una abbastanza parlantina. Ecco, diciamo, la mia non è mai una piccola recensione, ma sarà una grande recensione sul film Spider-Man Far From Home 2019. Farò una mia recensione sul film. Parto nel dire che è stato una bomba di film, un film bellissimo. Io gli do un 10 più, perché un 10 pieno proprio si meriterebbe, veramente 10 pieno. È stato un film bellissimo, molto divertente, però anche serio. C'era tanta azione, ma anche tanto divertimento. Leggero, spensierato, bravissimi gli attori, bella trama. Mi è piaciuto tantissimo, tanto che andrei a rivederlo anche stasera di nuovo, per altre 10 volte. E quando un film andresti a rivederlo altre 100 volte, vuol dire che è un bel film e che ti è piaciuto tanto, perché hai la voglia già di rivederlo. Non vedo l'ora che esce il DVD per vederlo anche a casa. Allora, ovviamente questo è stato il sequel di Spider Homecoming, che è stato il film che è uscito 2 anni fa, e questo era il sequel, il sequel, ma ancora una volta è diretto dal regista John Watts. John Watts è interpretato Spider-Man da Tom Holland. Tom Holland è stato riconfermato come Spider-Man. Devo dire la verità, questo ragazzo è molto bravo, recita molto bene, è simpatico, ha il viso pulito tipico di Spider-Man e dell'Uomo Ragno, e mi è piaciuto tanto, mi piace molto come attore, è tipico, è molto divertente, tipico faccia pulita di Spider-Man, semplice. Mi è piaciuto molto come attore e l'ho riconfermato. Sempre diretto dalla Marvel, ovviamente, che fa tutti questi tipi di film così, con ovviamente è un film di azione, avventura, commedia, e adoro io i film di azione,
di avventura, e ripeto, insieme alle commedie, anche mi piacciono le commedie, i film d'amore, mi piacciono molto i film Natale comici, però adoro film, questi generi qui, è proprio il mio genere. Di tutti i film, Thor, Avengers, Hulk, questi qua, il mio preferito in assoluto, i Fantastici 4, il mio preferito in assoluto è Spider-Man. Ho visto dal primo film che uscì di Spider-Man, che c'era un altro attore, secondo, terzo, quale, ho visto tutti i film, adoro Spider-Man, è il mio preferito proprio come film della Marvel in assoluto. Detto questo, allora, questo diciamo che è stato un continuo, diciamo che questo è un continuo anche dei film dei Avengers che è uscito un po' di tempo fa. Io sono andato a vedere anche quel film, sono andato a vedere, ho fatto una recensione su quel film in uno dei miei video. Quel film anche è stato molto bello, qui, però devo dire che questo Spider-Man qui è stato molto più bello, questo film di Spider-Man, che il film degli Avengers che sono andato a vedere. Gli Avengers, insomma, un po' pesantuccio sotto alcuni punti di vista. Avengers, degli Avengers è stato un po' pesante. Invece questo qui è stato un film bellissimo, mi è piaciuto tanto, molto leggero. Questo diciamo è un film in seguito agli eventi che sono successi negli Avengers. E parla che Spider-Man deve rafforzarsi per affrontare una nuova minaccia in un mondo che non è più quello di prima. Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere, come si può dire, decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi amici, i migliori amici Ned, la famosa Mary Jane Watson, che sarebbe la ragazza di cui lui è innamorato, che poi si mette anche insieme, e con il resto del gruppo della scuola. È una vacanza, una gita scolastica con la scuola, deve fare lui e i suoi compagni. Diciamo che Peter Parker, il famoso Spider-Man, si era promesso che in vacanza non avrebbe vestito i panni di Spider-Man, ma sarebbe stato un semplice adolescente di 17 anni, 16 anni, 17 anni, che avrebbe fatto una vita normale, la gita scolastica di scuola normale. Ma lui è Spider-Man, e quindi questo non è stato possibile perché ha dovuto trasformarsi più volte in Spider-Man. Quindi è stato grazie alla zia. E la zia che gli ha messo in valigia il costume di Spider-Man, che fortunatamente gliel'ha messo perché ha dovuto affrontare diverse avventure. 2 settimane lui, Peter Parker, passa con la scuola in vacanza, prima a Venezia, perché è stato girato anche a Venezia, in Italia, e bellissimo, ha fatto delle gondole, il ponte, molto bello. Poi è stato girato a Londra, alcune scene, e Londra, Venezia, Australia, diciamo varie città sono state girate in questo film, e per alcune settimane a malincuore ha dovuto aiutare Nick Fury sarebbe quello che gestisce tutti gli Avengers, e decide lui chi comandare, chi prendere, quando è che devono, diciamo, essere chiamati in causa. È quello che comanda, ecco, diciamo, e chiama Spider-Man per essere aiutato a sconfiggere, diciamo, il mistero degli attacchi delle creature elementari che stanno creando scompiglio in tutto il continente, e quindi cerca l'aiuto di Spider-Man. Devo dire la verità, il film dura 2 ore, mi sembra 2 ore, 2 ore, sì, il film dura 2 ore e 9 minuti, 2 ore e 9 minuti di leggerezza, veramente spensierati, sì, sono volati, bellissimo film, e un film di, ovviamente, di fantascienza, azione, commedia, bellissimo. Gli attori, aspetta, chi erano? Musica di Michael Giacchino, regia di Howard, 129 minuti, ma ripeto, sono stato talmente leggero. La pacifica vacanza in Europa, perché poi comunque fa in Europa, di Peter Parker, prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta all'improvviso in una stanza d'albergo chiedendogli di collaborare a fermare il malvagio Mysterio intendendo devastare il continente. A cui spoiler vi dico, questo Mysterio, diciamo che Mysterio è interpretato, tra l'altro, Mysterio è interpretato dall'attore Jack Gyllenhaal, che è un famoso attore che ha fatto tanti film. Questo famoso attore è la prima volta che fa parte della Marvel, che fa, diciamo, parte del mondo di supereroe, ha sempre rifiutato, questa volta ha accettato, si vede che gli è piaciuto il personaggio. Il suo personaggio è Mysterio, è un personaggio, ripeto, che diciamo sembra buono all'inizio, che vuole aiutare Peter, vuole aiutare Spider-Man a sconfiggere questi mostri, ma alla fine si rivela una sola, ecco, diciamo, si rivela invece cattivo e si mette contro Spider-Man. Alla fine Spider-Man ovviamente riesce a sconfiggerlo, lui muore, però lo mette nei guai.
perché fa credere che Spider-Man non è buono, fa credere che lui è cattivo Spider-Man, perché fa un video alla fine. Lui alla fine fa un video prima di morire a Mysterio dicendo che Spider-Man l'aveva ucciso perché Spider-Man voleva devastare il pianeta e invece Mysterio voleva salvarlo e mettere in guai Spider-Man alla fine del film, fa capire così. Quindi fra 2 anni, quando uscirà l'altro Spider-Man, lui dice poi in Mondo Visione, Mysterio, davanti alle telecamere, riprendendosi un video prima di morire, dice che Spider-Man è Peter Parker. Quindi dice clamorosamente chi si nasconde dietro la maschera dell'uomo ragno di Spider-Man. Quindi mo chissà, lui alla fine del film Spider-Man si mette le mani ai capelli, perché poi il prossimo film, che probabilmente uscirà fra 2 anni, dobbiamo aspettare ben 2 anni per sapere come va a finire, porca miseria. E chi lo sa, perché adesso tutto il mondo conosce che Spider-Man è lui. E che cosa succederà? Non lo so sinceramente, lui se ne deve andare, scoprirà. Un po' difficile da capire che cosa succederà. Lui si innamora di Mary Jane, la famosa Mary Jane da sempre di Spider-Man, una nuova ragazza, una nuova attrice interpretata, molto brava questa ragazza. E scura di pelle, che era un po' classico, solamente una bella alta chiara, questa è scura di pelle, molto brava come attrice, bella ragazza. Alla fine si mettono insieme e gli rivela anche che lui è Spider-Man. Poi c'è l'amico di sempre di Spider-Man, c'è l'amico di sempre, e devo dire la verità, è stato molto divertente, molto divertente, molto bello, mi è piaciuto tanto. Chi lo sa come finirà questo il sequel fra 2 anni, che adesso si è rivelato. E poi mi è piaciuto molto, è stato divertente quando all'inizio del film hanno fatto un tributo a tutti gli attori e poi tutti i personaggi che sono morti nel film degli Avengers, con la canzone We Love Is Love You di Whitney Houston, e partiva la canzone con le candele accese e tutti i personaggi che giravano le loro foto. Sono morto da ridere, perché faceva ridere comunque l'idea. È un film molto divertente, spensierato, però anche molto d'azione, molte belle scene, quando Spider-Man prende, diciamo, il cartellone in mano per andare a combattere, e combatte molto bene, tutti quando, diciamo, che questo Mysterio è un bluff, perché non combatte o rompe la città, non fa niente, è tutta un'illusione, e fa con dei proiettori, fa delle illusioni, fa credere che lui combatte, quando poi lui sta fermo insieme a un ex, lui era un ex collaboratore di Iron Man, e si è seduto, è stato licenziato, si è sentito, diciamo, umiliato da Iron Man. Quando è morto, ha fatto insieme a questo dottore, che anche è stato licenziato da Iron Man, e erano stati, diciamo, umiliati. Si sono vendicati così dopo la morte di Iron Man, lui e il dottore. È tutta un'illusione, con questi proiettori, dall'illusione che lui sta sconfiggendo il pianeta, facendo quello, ma in fin dei conti non sta facendo nulla, è tutta un'illusione. E Spider-Man diciamo, lo scopre. Che dire, eroe di illusione è stato questo film. E che dire, gli attori, devo dire, gli attori tutti molto bravi, tutti bravissimi. Stan Lee, come sempre, anche se è morto, è stato lui il creatore della Marvel, dei film della Marvel, grande Stan Lee. Allora, Peter Parker, ovviamente Tom Holland, Nick Fury e Samuel L. Jackson, bravissimo attore, e Michelle, sarebbe Mary Jane, e sarebbe Zendaya, si chiama la ragazza, Ned è l'amico giapponese classico, il suo anche nel scorso film di Spider-Man, l'amico di Spider-Man. E il suo migliore amico Ned si chiama Jack Batlon, e poi vabbè, Mary Parker, Marisa Tomei, diciamo, ci sono tanti. La zia May di Spider-Man, la zia, bellissimo film, ripeto. È stato il 23° film della Marvel, davvero davvero bello. Quindi ragazzi, io vi consiglio di andarlo a vedere, perché è molto molto bello, vi consiglio di andarlo a vedere, gli do un 10 più, bellissimo film. Ovviamente vi ho dato alcuni spoiler. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. 10 più, e bellissimo film. Continuate a vedere. Adoro Spider-Man. Viva Spider-Man. Devo aspettare domani per vedere come andrà a finire. Vedremo, ragazzi. Mettete un bel like, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Da Alessia, Alessandro da 91. Ciao, viva il cinema. Viva Spider-Man.